poco via! A poco via! Non vogliamo questo nuovo conto energia perché è una legge, un decreto che è stato studiato per distruggere, palesemente per distruggere il fotovoltaico, anche se lo spacciano come un qualche cosa che dovrebbe servire a sviluppare questo mercato, l'obiettivo vero è quello di distruggere il settore per lasciare il monopolio della produzione dell'energia a Enel e a tutti coloro che fanno produzione con gas e carbone, questa è la verità. Tantissimi anche i posti di lavoro a rischio. Si tratta di un indotto di circa 150.000 persone, quindi 150.000 famiglie. Attualmente tutte le aziende che producono celle e pannelli in Italia sono già in cassa integrazione e i due più grossi produttori, Solon e Qcell, hanno già portato i libri in tribunale, già chiuso. Cosa chiedete? Beh, chiediamo quantomeno che venga modificato il conto energia, togliendo alcuni articoli che lo rendono veramente impraticabile, quindi una semplificazione burocratica, il fatto di poter avere liberamente accesso agli impianti di taglia piccola, abolire tutti gli impianti speculativi che ci sono, che sono impianti che nemmeno noi vogliamo, e soprattutto una semplificazione grande della parte burocratica, che è il peso maggiore per questo tipo di installazioni. Noi in azienda di Merano, che è in provincia di Bolzano, la MEM, che è l'azienda MEM, che è quella che produce il silicio. Il silicio è quello che serve per l'elettronica e anche per i pannelli solari e energia solare. E siccome è stato fatto tutto un impianto nuovo di non so a quanto costo per l'azienda, è finito tutto questo reparto nuovo, adesso è dal 1 gennaio che ha mandato in cassa integrazione quasi 400 persone, perché dicono che da noi qua a Merano in Italia il costo del lavoro è troppo alto e per produrlo, se lo producono da altre parti del mondo, ci risparmiano molto.